Grazie. Buonasera, Buonasera. buonasera. Oh, mi sono anche scordato di mettermi in gingheri. C'ho qua. Sono qua Anche io conciatissimo. ho la felpa nera. Siamo così. Sì, sono piuttosto cotto. Quindi stasera mi vedrete chiedere 20 volte la stessa cosa. Un po' perché sono scemo e un po' perché Non sono passo cotto. a mettere il problema. Allora, speaker view, così ti vedo bello grande. E poi mi mettiamo qui. Quindi, Iniziano già ciao a tutti, ragazzi. È commenti. stata una cosa annunciata un po' rocambolescamente, però siamo qua. E stasera Ivano mi dovrà spiegare un po' sta bomba. Ivano sale in cattedra e il professore no. E addirittura. Oh, Ascolta. Quindi non so come ci vogliamo organizzare. Io guardo la chat, aspetta. sto attento se c'è qualche domanda, qualche cosa. Anch'io guardo la chat e devo anche spammare sul gruppo di Spazietto Affiliati perché c'è una probabilità molto piccola che eventualmente Davide si unisca. Ah, si vede che proprio non ce la faccio. Ah, vabbè. Penso che sia un po' troppo occupato perché oggi è il primo giorno di una conferenza super segreta a Monaco, appunto, oh, vicino Monaco. Vabbè. Dunque, l'oggetto di discussione, come hai detto tu, Andrea, è questa swampland, che significa palude, no? Che vuol dire? Allora, è un nome che in realtà il nome completo è Swampland Program, il programma Swampland, che è un programma di ricerca. Per impaludarvi tutti quanti. Per impaludarvi tutti quanti. In realtà, cioè, non è che ci sono quelli che fanno solo quello al 100%, ma sono abbastanza pochi. Dunque, giusto per dare un minimo di contesto, il programma si può dire che è nato all'interno della teoria delle stringhe, no? E che la quasi totalità di chi ci lavora su queste cose è effettivamente nel campo della teoria delle stringhe. Ma non è. Come dire, la filosofia di questo programma di ricerca non è necessariamente legata indissolubilmente alla teoria delle stringhe, ok? Può esistere come idea a sé stante. E però, ufficialmente, quando è nato, direi più o meno intorno al 2006, ok? Il primo presente, no, che più o meno ogni programma di ricerca nei tempi recenti. Cioè, all'articolo iniziale che viene citato da tutti quanti, ok? Ed è un articolo che, se non sbaglio, è uscito nel 2005-2006, che si chiama The String Landscape and the Swampland. Poi spiego cosa significa. Poi, questa cosa non è stata un trend, non è andata molto forte per un bel po', e forse negli ultimi 5 anni circa ha iniziato a svegliarsi davvero, perché sono usciti fuori una serie di risultati importanti nel settore, un sacco di ricercatori sono messi sopra a fare queste cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, però c'è una cosa che vorrei sottolineare, che forse il primo articolo che ha, come dire, aveva una filosofia di questo tipo, allineata con questo programma Swampland, è in realtà un articolo degli anni 50 di Wheeler e altra gente. Quindi in realtà questa filosofia più o meno c'è in giro da sempre. Ah sì, ecco, bravo, fate domande e fate il baccano. Ora, ho detto qualcosina sul contesto storico, ma non ho detto che cos'è questo programma. Infatti. Bene, e per capire che cos'è bene il programma Swampland, secondo me poi dovremmo introdurre anche una chiacchierata su cosa sono le EFT, teorie di campo efficaci. Perché il programma Swampland, come dire, cerca di completare barra sovvertire
per certi versi questo programma. Non del tutto, ovviamente, non è una cosa che si rimpiazza così da notte al Allora, giorno. bisogna dire però due paroline. Adesso non so chi ci sia in chat, però dobbiamo essere un attimino pedagogici anche sul background, no? Almeno per dare. Assolutamente. Quindi, Quindi posso iniziare forse ciao con una Fede. punchline di che cos'è questo programma Swampland e poi entriamo nel dettaglio Sì. delle varie cose. Allora, questo programma Swampland che cosa ha a che fare con quest'idea, questo sogno dei teorici di costruire una teoria consistente di gravità quantistica? Ok, questo è il sogno. Come tante cose. Come tante cose, questo è un particolare sogno dei teorici. E ora ci sono un sacco di problemi, ok? In particolare, sembra mancare, come dire, è molto elusivo un ipotetico principio profondo che stia sotto una teoria del genere, no? Cioè, tutte le teorie moderne, quelle consolidate, comprovate sperimentalmente, eccetera, sono fondamentalmente teorie di gauge. Abbiamo un paradigma matematico, ma soprattutto concettuale, fisicamente, fisico concettuale dal punto di vista fisico, che sta sotto a tutte queste teorie. L'idea, il framework delle teorie di gauge, paradigma di rottura della simmetria, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo paradigma concettuale che Sì, stiamo iniziando a dire paroloni. Come la riassumi la teoria di gauge? Vabbè, un bel È casino. un po' un casino, cioè, sì, questa discussione sarà Cerco un po' di fra noi. Proviamo Proviamo. Secondo me ce la a fare i possiamo. pedagogici, però io voglio capire questa cosa io, quindi se ci seguite bene, se no forse capisco qualcosa meglio, adesso faccio il cattivissimo. Alexa che deve studiare Phi cubo. Cos'è Phi cubo? Penso sia la teoria Phi cubo. No? Invece che la teoria Φ alla quarta c'è anche la teoria Φ cubo presente. La teoria di campo scalare con un'interazione Φ cubo. No, È non l'ho tipo mai vista. uno dei. È presente Φ alla quarta che è Sì. tipo. È sempre al posto del 4 c'è il 3. Sì, beh, è così. Ok, fa niente comunque. Quindi la teoria di gauge, come la divulghiamo? Allora. Le La teorie di usi? gauge sono un framework, diciamo, per costruire modelli fisici che Un incorporano sistema questo principio concettuale della costruzione di modelli fisici che suppone. che fa uso di questa struttura geometrica, l'invarianza di gauge, che è una cosa molto complicata da spiegare senza entrare nel tecnico, purtroppo, ma se vuoi è un modo molto naturale e sistematico di prendere degli oggetti fisici, dei gradi di libertà, che siano particelle, che siano campi, che siano qualunque altra cosa, e di renderli interagenti tra loro in un modo, come dire, che segue in maniera naturale da questa struttura matematica, no? Per esempio, se tu prendi gli elettroni, okay, particelle cariche, e costruisci una teoria non interagente dove questi elettroni vivono, vanno in giro e non si parlano tra loro, c'è un modo molto naturale di introdurre l'interazione elettromagnetica e con essa il fotone, che è questa nuova particella che questa struttura introduce automaticamente, e questi elettroni interagiscono tramite lo scambio di fotoni, no? E questa diventa una teoria interagente tramite questo meccanismo di invarianza di gauge, e questa è l'elettrodinamica quantistica, che è una delle teorie più di successo della storia della fisica. E poi uno può andare oltre, no? C'è il modello standard con interazione elettrodebole, interazione forte, anche la gravità per certi versi, la relatività generale può essere più o meno vista come una teoria di gauge, quasi, ci sono un pochino di differenze. E poi uno mette tutto insieme, abbiamo questo framework per costruire teorie, che è stato super di successo, no? E quindi adesso abbiamo la relatività generale e il modello standard della fisica delle particelle, li metti insieme e fanno questa gigantesca teoria che in principio, no? Diciamo, tiene conto di più o meno tutte le robe che abbiamo osservato, tranne la materia oscura,
Quindi vabbè, quello è un po' un casino. Magari anche quella. Però sì, la cosa da capire secondo me, il trucco concettuale è che tutta questa costruzione è basata sull'osservare il sistema secondo simmetrie. Secondo simmetrie, esatto. Quindi uno guarda questo sistema, questi campi interagenti, quali simmetrie preservano, quali vengono rotte e come recuperare il fatto che le debbano, che a livello fondamentale le debbano preservare. Ad esempio, se io ho l'elettrone viaggia, deve viaggiare in una certa direzione, diciamo, in una teoria semiclassica, e questo rompe la simmetria di campo elettromagnetico che è uniforme in giro. Chiara già così, Chiara è qua di fianco. Quindi il punto è che c'è un principio semplice e che sta di fondo a tutto quanto, che sono essenzialmente queste simmetrie, no? È un po' più elaborato, ma il punto è questo. C'è un principio che noi capiamo bene. Non esageriamo, lo capiamo abbastanza bene. Il punto è che per la gravità, a livello di gravità quantistica, una teoria fondamentale, questo principio non ce l'abbiamo ancora. Ci sono delle idee, ci sono degli indizi parziali, ok? E per esempio 50 anni di teoria delle stringhe hanno svelato un bel po' di questi indizi parziali, no? Che fanno pensare che almeno un esempio di teoria di gravità quantistica consistente ci sia, e sembra che insomma debba soddisfare certe proprietà. Però, capito, a questo ritmo è difficile capire se c'è un principio fondamentale che sta sotto alla gravità quantistica. Ma il problema della gravità quantistica e del suo principio fondamentale è perché è molto semplice costruire teorie di gravità quantistica utilizzando quella che si dice la teoria di campo efficace, ad esempio, no? Questo esatto. Non è una cosa difficile. Questo non è una cosa difficile, in principio, e c'è anche chi lo fa in pratica. Sì. E quindi il trucco qual è? Il trucco, questo è il concetto di teoria di campo efficace, è che smetti di pretendere che questa teoria sia valida a ogni regime possibile, che sia una teoria completa con cui puoi calcolare ogni cosa. Prendi assumi un punto di vista più modesto in cui vuoi soltanto che la tua teoria funzioni fino a un certo punto. Sì. Okay? E poi si rompe, come tutte le teorie. Cioè, se io dovessi dare la definizione più generale di teoria efficace, sarebbe qualunque teoria scientifica. Perché ogni teoria fatta bene. Qualunque teoria fatta bene è una teoria efficace, perché nella pratica ci sarà sempre un punto in cui si rompe e c'è qualcosa di nuovo che subentra, no? E il framework delle teorie efficaci, in particolare nel contesto delle teorie di campo, che sono molto più ristrette a livello di cosa si può fare, come si possono costruire i modelli, il framework delle teorie efficaci ci consente di parametrizzare in modo sistematico, no? Questo spingersi sempre un pochino di più col regime di validità, no? Il problema è che così facendo, siccome la teoria che sta a monte è ignota, questa ignoranza si manifesta man mano perché introduci sempre più parametri nella teoria. E quindi l'idea è che ci debba come minimo essere un numero finito di parametri alla fine della fiera, perché altrimenti non puoi fare niente, non puoi fare nessun esperimento predittivo. L'idea è che se arrivi ad avere questa teoria finale che ha n parametri, fai n esperimenti, una volta fatti quelli, da lì in poi puoi fare predizioni concrete, no? Cioè la teoria lì ti fa delle predizioni numeriche su quello che poi vai a misurare. Questa è l'idea. E la teoria efficace, il paradigma delle teorie efficaci, come dire, è un po' problematico da questo punto di vista, perché appunto più vai in alto con le energie, più vai microscopico con le scale di distanza che guardi, più parametri devi introdurre, perché devi parametrizzare l'ignoranza che hai della teoria che stai cercando di descrivere. Però se ti accontenti di guardare cose macroscopiche o a basse energie,
ti fermi a una certa soglia di tolleranza, lì hai il tuo numero finito di parametri, e fai le tue misure, yada yada yada, e questo si fa di routine. Quindi questa è una teoria efficace, no? E in principio questa cosa si può fare, questa cosa si può fare anche in gravità, perché il problema, uno dei tanti problemi dell'usare la relatività generale come teoria quantistica, è che appunto il problema sta nelle scale di energia elevate, nel microscopico. E quindi fin tanto che uno si accontenta di scale di energia, diciamo, molto minori di una certa soglia fissata, per esempio la scala di Planck, si può usare il paradigma di teoria efficace per costruire una teoria che non è completa, contiene qualche parametro che parametrizza l'ignoranza, e funziona fino a quella scala lì, grosso modo. Questa cosa si può fare, è stata fatta, insomma, non è un problema. E il punto del programma Swampland è proprio in questo, si inserisce proprio qui, nel gap tra le teorie efficaci, dove non ci frega della completezza ultravioletta di alte energie, e invece l'idea di avere una teoria completa dettata da un principio profondo, finale, eccetera. Ma perché le teorie efficaci? A parte la bellezza concettuale di avere la teoria completa, ma a parte questo, perché le teorie efficaci non vanno bene per la gravità quantistica? Non è che non vanno bene, semplicemente non sono una teoria completa. Ah, ci sono due risposte a questa domanda. Una è questa, cioè che semplicemente non funziona, che esatto, sei limitato alle basse energie, e questo tu dici, vabbè, chi se ne frega. C'è un problema molto più grave però. Il problema grave, ed è qui che, ed è questo il motivo per cui il programma Swampland dice qualcosa di effettivamente nuovo, è che quando c'è in gioco la gravità, non puoi banalmente separare le basse energie dalle alte energie, o il macro dal micro. C'è una connessione fra le due cose. Perché? Perché cosa è macroscopico o microscopico? Cos'è alte energie o basse energie? È dettato dalla geometria dello spazio-tempo. E in gravità questa cosa è dinamica, quindi cambia. Quindi non puoi sapere a priori che cos'è basse energie e che cos'è alte energie, perché questa nozione ti cambia mentre fai le cose, è dinamica. Ok, sì. Nel tempo. Ad esempio, se tu vuoi andare ad alte energie, noi sappiamo che c'è il motore a curvatura che rompe lo spazio-tempo in un certo senso, senza arrivare prima di arrivare fin lì, vai nei problemi. Quindi dove ti servirebbe fare la teoria si rompe. Sì, un esempio molto, come dire, che la gente fa spesso, quasi universale, molto comune, un esempio molto comune, sono i buchi neri. Perché c'è quest'idea che, no, come fai a esplorare il regime delle alte energie? Prendi le particelle e le spari fortissimo una contro l'altra, no? Ok. Cosa succede se fai questo in gravità? Ad altissimissime energie, l'aspettativa è che si forma un buco nero quando fai, no? Perché se si concentra abbastanza energia nel riferimento del centro di massa in questo evento di collisione entro l'opportuno raggio di Schwarzschild, sì, la teoria dice che si crea un buco nero. Il problema è che se ci metti abbastanza energia, il buco nero sarà abbastanza grosso da far sì che la relatività generale di basse energie valga di nuovo, perché il buco nero è abbastanza grosso che la curvatura sull'orizzonte degli eventi è piccola. Quindi tu hai fatto una roba che doveva esplorare le altissime energie e ti ritrovi alla fine con una roba che è descritta da una teoria di bassa energia. E ti faccio notare che questa cosa succede solo ed esclusivamente perché c'è la gravità in gioco, perché altrimenti il buco nero non si forma. Ok. Quindi questo è dato dal fatto che tu la geometria la stai creando mano a mano che gli fornisci, mano a mano che pompi energia, tu crei la geometria
che però vorresti sapere a priori prima che di vorresti sapere a priori la tua scala efficace. Ed è la geometria stessa che ti dice quali sono le scale di energia, perché, e qui faccio un esempio leggermente più tecnico per chi ci ascolta, alcuni di quelli che ci ascoltano secondo me possono imparare una cosa simpatica, se non la sanno già. Come fai a prendi una particella nello spazio-tempo, no? Una particella quantistica, come descrivi le energie possibili di questa particella? Nello spazio piatto come sono fatte? Beh, se la particella ha un impulso P, l'energia è radice di P quadro più M quadro, ma diciamo che è priva di massa, l'energia è P, l'impulso, modulo dell'impulso. Come fai a fare lo stesso giochino se lo spazio è curvo? Se lo spazio è curvo, l'analogo della relazione tra impulso e energia è data dallo spettro dell'operatore laplaciano sullo spazio-tempo che stai guardando. Che è una cosa un po', una nozione un po' tecnica, ma dipende interamente dalla geometria. E quindi se cambi geometria ti cambia l'operatore laplaciano, ti cambia lo spettro, ti cambiano le energie possibili, e quindi cosa è piccolo e cosa è grande ti sbarella completamente. Quindi capisci che non c'è una separazione netta tra bassa energia e grandi energie quando c'è in gioco la gravità dinamica. Ok. Questa proprietà ha un nome tecnico. Siccome le basse energie, diciamo, motivi storici, vengono chiamate infrarosso, neanche troppo storici, ha a che fare con lo spettro elettromagnetico, basse energie sono infrarosso e le alte energie sono ultravioletto, IR e UV, e in gravità queste due cose sono mischiate tra loro. Questa proprietà si chiama UV-IR mixing, o UV-IR mixing, se vuoi la pronuncia in inglese. E questa proprietà è il motivo per cui non è proprio ovvio che un approccio di teoria efficace di bassa energia funzioni. E anche se funzionasse, non è detto che ci impareresti tutto ciò che ci puoi imparare dalle basse energie. Cioè, l'idea è che una teoria efficace deve poter catturare tutta la fisica da una soglia di energia sotto, in giù. Sì. Con opportuni esperimenti. Il punto è che questo mixing, questa proprietà esotica della gravità, ci dice che in realtà non è così. Ci sono proprietà di una teoria di gravità quantistica che puoi vedere a basse energie, ma non puoi scoprirle solo dalla teoria efficace. Cioè, queste proprietà esistono, sono vere, ma non puoi ricavarle come condizioni di consistenza della teoria. Ok, questo non lo so. Cioè, se hai una teoria con UV mixing, significa che parte della tua fisica è dentro la parte UV, che tu non hai nella teoria efficace, quindi per definizione vai a sporcare anche la parte giù. E questo è il problema, esatto, vai a sporcare la parte giù. Quindi se io mi metto i paraocchi e costruisco una teoria puramente infrarossa, puramente di bassa energia, con una soglia, io dico, ok, la teoria più generale possibile che posso costruire è questa qui. Ma in realtà stai sforando, perché la teoria più generale possibile in realtà non è quella, ma ci sono delle condizioni di consistenza in più che devi imporre, perché te le impone l'UV, però queste non le puoi vedere solo da questo approccio, devi esplorare la relazione tra IR e UV. Questo è il punto. Per esempio, e questo è l'articolo, no, il lavoro degli anni 50 di Wheeler, eccetera, giocando con i buchi neri e le particelle, le cariche, eccetera, hanno fornito un'argomentazione, ovviamente più di quello non puoi fornire a questo livello, che in una teoria consistente di gravità quantistica non puoi avere simmetrie globali continue. Okay? Cioè, non, per esempio, non puoi avere... Vabbè, non sto a fare... Ma... Sì, per esempio. Cioè, non puoi avere simmetrie globali continue, ma anche simmetrie interne. Cioè, per esempio, l'elettrodinamica ha questa simmetria U1, si chiama,
E questa simmetria nell'elettrodinamica è in realtà promossa a invarianza di gauge. Quindi non è una simmetria, non è una simmetria globale. O comunque non del tutto. E quindi quella va bene. E questo criterio di non ci sono simmetrie continue globali ti dice che deve esserci per forza l'elettrodinamica. Perché no, se hai dei fermioni che hanno questa simmetria 1, questa simmetria o deve essere rotta o deve essere gaugeata, no? Deve esserci la corrispondente struttura di invarianza di gauge. E quindi c'è il fotone, capito? Cioè, queste argomentazioni sono molto potenti e ti dicono che le teorie consistenti con la gravità che puoi costruire non sono tutte quelle che vanno bene al paradigma delle EFT, delle teorie efficaci. Sono molte di meno. Perché se tu costruisci una teoria efficace a caso, mettendoci parametri a caso e gradi di libertà a caso, con probabilità 1 non soddisferà alcune di queste condizioni di consistenza che vengono dalle alte energie. Alexa ti chiede se quindi non puoi usare il teorema di Noether. No. Detta brutale, no. Te lo puoi usare approssimativamente nell'opportuno regime. Povera Emily. In cui la gravità diventa molto debole e lo spazio-tempo diventa rigido. Sto cercando di annodarmi il cervello attorno a questa cosa qui. Quindi se tu hai questo mixing con gli ultravioletti, l'idea è che non hai simmetrie globali, perché simmetrie globali comunque tu le definisci a partire da un certo cutoff. No, non necessariamente. Non ho capito. No, neanche io ho capito. Perché non hai simmetrie globali se tu hai l'UV mixing? No, questo è... Non è che è solo perché hai UV air mixing allora non hai simmetrie globali. Cioè, è un argomento specifico di quello paper specifico che utilizza... Fa un Gedanken experiment con i buchi neri, ok? Dice, assumi di avere simmetrie continue globali, allora hai una carica conservata, Terminator. Prendi delle particelle con questa carica, le metti in un buco nero, fai questo. Se c'è il buco nero, allora non hai simmetrie. Ok. Ah, ho perso questo. Quindi, sì, questo è un. Ok, allora questo è chiaro: se hai il buco nero, tutto si rompe. E poi puoi generalizzare la cosa per dire se hai UV air mixing. Ma questo non saprei. Cioè, se hai una teoria non gravitazionale che manifesta UV air mixing, non lo so se non ci possono essere simmetrie globali, magari ci possono essere. Cioè, questa argomentazione specifica ti dice che in gravità deve essere così. E in una gravità che ammette un buco nero, però. Penso che sia una feature universale. Cioè. No, è una feature universale, di nuovo, se tu vuoi fare la teoria completa è una feature universale. No, penso però tu ti accontenti di fare un'estrapolazione a basse energie che anche comprende la gravità, perché magari puoi fare dark matter ad esempio, quindi puoi studiare il coupling dei campi con il campo gravitazionale, te ne frega una bega del buco nero, però puoi comunque studiare un coupling debole. E quindi tu stai dicendo che non prendi il campo gravitazionale come oggetto dinamico, o sì? Cioè se lo congeli, no, non c'è problema. Non c'è problema se vuoi fare un weak coupling. Se vuoi fare un coupling che è un pochino più strong, però non arriva al buco nero, cioè puoi mettere un certo dinamismo entro certi... Okay. Se il problema è il buco nero, puoi mettere un certo dinamismo entro certi limiti. Provo a dirti questo. I buchi neri sono oggetti di bassa energia. Cioè, tu puoi fare un buco... In principio... Ma la tua FT è limitata sia sopra che sotto, sempre, no? No, in principio è limitata solo da sopra. Non sempre, hai ragione. Lo facciamo noi perché siamo stronzi. Ok, effettivamente quello era un buon punto. Ma in gravità si parla sempre di teorie efficaci che hanno solo un cutoff ultravioletto. Okay. Devi stare sotto una certa soglia, ma puoi scendere anche fino a zero. Cioè sulle scale cosmologiche enormi, ok? Robbe proprio di... E il punto è che in gravità... Siccome qualunque teoria di gravità quantistica completa, bla bla bla,
deve ridursi alla relatività generale, no? Quella proprio nuda e cruda che conosciamo bene. E in quella teoria puoi fare buchi neri grossi quanto vuoi, basta che ci metti abbastanza massa dentro. La scala tipica di curvatura e di energia associata a un buco nero di massa M. Sì, bene, allora cioè il parametro adimensionale che ti caratterizza quanto stai violando la tua efficace per un buco nero di massa M è tipo massa di Planck su M. Che significa che se lo fai grande a piacere, sei tranquillamente nel regime di bassa energia. Andre, ti sei perso. Ok, tutti gli ascoltatori che si sono persi, scrivete roba. E io interrompo Ivano e proviamo a ritrovarci, no? Ok. Per ora a me sembra chiaro, pure io che sono testone, però in effetti è da un po' che faccio queste cose, o più o meno queste cose. Però sta cosa è interessante. Provo a rispiegare quest'ultima cosa per Pandri e eventuali altri ascoltatori. Quindi, come ho fatto questo esempio, che c'entra con i buchi neri, perché i buchi neri entrano in tanti di questi ragionamenti. E il punto cruciale è che i buchi neri possono essere arbitrariamente grandi, almeno in teoria. Cioè, se metti abbastanza massa, abbastanza compressa, puoi fare un buco nero grande a piacere. E più lo fai grande, e più è un oggetto di bassa energia, è un oggetto macroscopico, non solo perché è più grande, ma anche perché lo spazio-tempo vicino all'orizzonte degli eventi è gradualmente meno curvo. E meno curvo è lo spazio-tempo, meno energia è contenuta in quella zona, per capirci. No? E quindi siamo appunto nel regime di bassa energia. Questo personaggio in chat è singolare. Vabbè. Rovelli dice che non ci crede. Vabbè, è chiaramente un troll. No, credo che Rovelli abbia mai detto che non ci crede per nessuna teoria delle stringhe. A parte che infatti hai assolutamente ragione, ma poi comunque, ecco, quindi il punto è che siccome i buchi neri li puoi fare grandi a piacere e sono arbitrariamente compatibili con l'idea della teoria efficace di basse energie, questi problemi li avrai sempre. Ogni volta che hai gravità dinamica, questi problemi c'erano sempre. E quindi ricapitoliamo. Ho cercato di spiegare un po' a tutti, che quando c'è in gioco la gravità, ci sono dei criteri di consistenza, ci sono dei vincoli, ok? Che vincolano la struttura della fisica di bassa energia in realtà, perché appunto c'è questo legame tra l'UV e l'IR. E Quindi a basse dimensioni no. effettivamente questo è un ottimo punto. E questo discorso non vale a basse dimensioni perché tipo in dimensione, innanzitutto in dimensione 3 la gravità non ha gradi di libertà locali. Però esistono comunque buchi neri in gravità 3D. In gravità 2D è ancora peggio. Ma effettivamente queste idee che sto proponendo si pensa che valgano, cioè strettamente parlando, da 4D in poi. Ok. Effettivamente a basse dimensioni non è assolutamente chiaro se ci sono vincoli analoghi. Okay. Quindi questi vincoli che non puoi vedere dalle basse energie, ma che ti vincolano le basse energie, che è un po' una cosa, no, assurda, questi vincoli sono i vincoli di Swampland. Cioè lo slogan è: se la tua teoria di bassa energia, la tua teoria efficace di gravità viola questi vincoli, è nella Swampland, è una teoria da buttare nella palude, è una teoria inconsistente che non viene da una teoria completa di alta energia, non è compatibile con un completamento di alta energia. Questa è l'idea della Swampland. Cioè la Swampland, la palude, è la palude di teorie inconsistenti. Quindi
il motivo della parola è che è contrastata a landscape. Cioè l'articolo originale è the string landscape and the swampen, e fa questa contrapposizione tra il concetto di landscape e il concetto di swampen. Il concetto di panorama e il concetto di palude. Il panorama è l'insieme delle teorie efficaci di gravità che sono effettivamente consistenti, cioè che provengono da una teoria completa. La palude sono tutte le altre, quelle da scartare perché sono inconsistenti. E il programma Swampland è il tentativo di delimitare il bordo tra queste due. Quindi, se questo programma fosse completo, finito, l'idea sarebbe che io ti do una teoria efficace di gravità di bassa energia e tu me la metti nell'algoritmo e mi sputa fuori sì, no, è consistente o inconsistente. Quindi questo pone l'accento su un approccio complementare alla ricerca di una teoria completa, no? Perché invece di cercare la teoria completa, cerchi di escludere tutte quelle che non lo sono, che logicamente è identico, ma nella pratica può essere più facile o no. Puoi imparare cose diverse, perché non sappiamo tutto. Se sapessimo tutto sarebbero uguali. Ma siccome non sappiamo tutto, entrambi gli approcci possono svelare nuove cose. Mm-hmm. Sto cercando motivi per odiarla. No, allora, una cosa che non ho ben capito, cioè io ho capito tutto il discorso che hai fatto, che è stato molto molto interessante, e me lo dovrò riguardare anche con calma, perché una cosa che non capisco bene, forse perché ho un'immagine molto agli FTI, non da principi primi, diciamo, da FTI che uno costruisce perché ha dei dati e ce li deve far andare, no? Che è un approccio perfettamente giustificato. Sì, mancherebbe solo che non è giustificato. però, partendo da questo, cioè, se una qualsiasi teoria a qualsiasi regime energetico mi ha dei riverberi alle energie che a me interessano, mm-hmm. io dovrei poter avere dei dati sperimentali che mi dicono attenzione, lì c'è un buco, attenzione, lì c'è un buco. Certo, certo, infatti. Infatti è così. E allora, il punto è che, vedi, ok, adesso si entra più nel dettaglio di cosa si fa in questo programma di ricerca. Cioè, io ho detto, lo Swampland Program consiste nel formulare, studiare, capire questi criteri di consistenza che non puoi vedere dalle basse energie, no? Che però ti riverberano alle basse energie, come dici. Allora, questi criteri non sono una lista di criteri, è una rete. Questi criteri sono interconnessi tra loro, no? Si implicano a vicenda. Ok. E quindi c'è una rete non banale, che è l'oggetto di studio attuale, cioè la gente pubblica articoli dove inserisce un nuovo link della rete, capito? E sono, e questo è il problema, oddio, è una caratteristica, sono di vari livelli di solidità, da congettura selvaggia a asserzione chiara e con dimostrazioni parziali in certi contesti, perché c'è uno spettro di solidità, come un po' ovunque in fisica teorica, e il problema è che c'è anche uno spettro di quanto sono potenti e vincolanti questi criteri, no? Perché no, me ne invento uno a caso, anche se non è vero. Potrebbe esserci un criterio che dice la dimensione dello spazio-tempo è minore di 7. Oppure potrebbe esserci un criterio invece che dice l'angolo di Weinberg, no, è tipo 66.4, capito? Sono due criteri altamente diversi in termini di potenza vincolante. Ok? E quello che succede, per quello che per ora si sta capendo, è che c'è una proporzionalità nel verso sbagliato, ovvero che i criteri più solidi e ben capiti e ben, come dire, argomentati e dimostrati sono tipicamente anche quelli meno vincolanti.
chi ci si aspettava il contrario. Lo so, però purtroppo è così. Quindi quello che succede è che se vuoi dire i criteri più vincolanti sono anche quelli più congetturali, e quindi quindi i criteri più solidi ti dicono cose che il tuo modello di teoria efficace di interazioni nucleari o quel che sia tipicamente già soddisfa automaticamente. Che per esempio uno di questi criteri si chiama la weak gravity conjecture, la congettura di gravità debole, insomma la gravità debole. Questo criterio di consistenza dice che all'interno della tua teoria, se ci sono cariche, tipo carica elettromagnetica, ci deve essere una particella che è carica e sufficientemente leggera, sufficientemente in modo preciso, cioè una soglia di massa che essenzialmente è una disuguaglianza del tipo massa su massa di Planck minore o uguale di carica diviso carica tipica costante, che, insomma, è una soglia molto specifica. E quindi essenzialmente deve essere questa particella leggera e carica deve essere sufficientemente leggera rispetto alla sua carica. E quindi per questo weak gravity, no? Perché la massa è più piccola della carica in unità opportune, e quindi la forza gravitazionale che genera è più piccola di quella elettrica. E questa... Ciao Spazifoc, fammi tutte le domande che vuoi quando vuoi. Questo criterio di consistenza... Infatti, ribadisco, già che ci siamo, un momento youtubico, venite sul gruppo Scienza se volete parlare di queste cose, se vi sfizzano. Ci sono i link in giro per la chat. Giusto. Quindi, dicevamo, c'è questo limite di massa, immagino che questo limite sia ampiamente soddisfatto dal modello standard. Ampiamente soddisfatto dal modello standard, perché l'elettrone lo soddisfa. E quindi qualunque modello realistico che vai a fare per fare le interazioni lo soddisferà automaticamente, perché non è che la massa dell'elettrone, perché siamo qui. Però se la massa dell'elettrone non fosse misurata, per esempio, per qualche motivo, e fosse un parametro della tua FT, questa congettura ti direbbe: tra tutti i valori possibili di questa massa c'è una regione permessa e una regione esclusa. Quindi sì, come dicevamo, è un criterio molto vincolante, che però non molto vincolante rispetto alle teorie normali, che però è molto solitamente dimostrato. Certo, però ti faccio vedere che si usano anche masse non fisiche in tanti FT, semplicemente per convenienza, e uno può dire ok, questa qui è fuori dal mio regime. Certo che immagino che questa massa sia comunque mostruosa rispetto a qualsiasi massa. Per esempio, c'è una versione duale per certi versi della weak gravity conjecture, che è la weak gravity conjecture magnetica, si chiama, e perché non ha più a che fare con le cariche elettriche, ma con i monopoli magnetici, ha qualcosa a che fare con le masse dei monopoli, no? Quindi può imporre vincoli in modelli specifici su masse dei monopoli. Poi ti faccio un altro esempio ancora, su come è rilevante per cose dove è più utile imporre vincoli. C'è un altro criterio di questi che è stato pubblicato di recente, si chiama festina lente, il bound di festina lente. E questo bound, questa disuguaglianza, è una disuguaglianza che coinvolge la costante cosmologica, che è uno dei famosi parametri, diciamo, del modello standard della cosmologia, che è stato misurato essere estremamente piccolo. Cioè, in unità di Planck è qualcosa come 10 alla meno 120, 121, una cosa del genere. E tralasciando il fatto che potrebbe non essere costante, bla bla bla, ma se lo è, questo bound, come dire, una teoria efficace generica non dice nulla sul valore di questa costante. No, perché la puoi mettere nella tua scala. Ed effettivamente non abbiamo costruzioni microscopiche di gravità quantistica che ci danno il valore che vogliamo, o che suggeriscano che debba essere piccolo per forza. Non sembra ci siano questo tipo di vincoli. Questa disuguaglianza festina lente ti dice che deve essere tipo minore di 10 alla meno tanto, ok? Che non sarà 10 alla meno 120, ma non mi ricordo adesso, sarà 10 alla meno 80, insomma. Comunque
ti dice che invece di tutti questi valori del parametro, solo questi sono ok. Quindi, cioè, riduce il problema del cosiddetto fine tuning di tantissimo. Lo riduce di svariate decine di ordini di grandezza. Perché? Perché segue da un'argomentazione di buchi neri. Ma questi valori che suggerisce sono compatibili con le... Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché appunto tipo, adesso non ricordo le cifre precise, ma una cosa tipo minore di 10 alla meno 180, di 10 alla meno 80, e il valore misurato è tipo 10 alla meno 120, ok? E però 10 alla meno, 10 alla meno 80 non è 1, ok? È 80 ordini di grandezza più vicino al valore misurato. Capito? Quindi invece di dire da 1 a 0, da 0 a 1, è da 10 alla meno, da 0 a 10 alla meno 80. Capito? Quindi, me lo mangio. Te lo mangio. Cioè, sono suggestive queste cose. Ora, questi che ti ho fatto sono esempi di applicazioni di queste idee, di questi criteri, in questo caso, diciamo, congetturali, alla fenomenologia nuda e cruda. Cioè, vuoi i numeri, ti sto dando i numeri. Perché, giustamente, se a te interessa il mondo reale, è giusto così. Però ci sono anche, ci sono delle ripercussioni molto profonde che vanno molto al di là del il nostro universo torna in questi bound oppure no, i numeri tornano. Ha delle ripercussioni enormi a livello dello spazio delle possibili teorie efficaci che puoi costruire, perché lì i vincoli sono estremamente forti. E ci sono... Cioè, è sempre a proposito di teorie efficaci che corrispondano a una teoria di gravità quantistica, tuttavia. Perché uno può costruire le teorie efficaci a proposito di cose che non c'entrano assolutamente niente. Se la gravità non c'è, tutto questo discorso cade del tutto. Cioè, se tu ignori la gravità, come dire, se vuoi costruire teorie di cose che non hanno la gravità, in principio questi argomenti non si applicano. Però è anche vero che qualunque cosa stai descrivendo, se vuoi che faccia parte del mondo reale... Beh, no, cioè, ci sono teorie efficaci di cose tipo i mercati economici e... Ah, in questo senso, allora non c'è, certo, non c'è proprio cose che fanno parte della realtà, non fanno parte della realtà fisica, cioè, dei campi fisici, non utilizzano i campi in modo fisico, quindi non... Sì, no, ma questo assolutamente, cioè, non c'è problema. Il programma Swampland è una cosa specificamente mirata alla gravità. Non c'è Swampland senza gravità. Ok. Quindi questo è il programma. E... Va bene, me l'ha venduto, anche se, cioè, non so cosa dire, sei stato bravo a vendere. Io volevo fare il bastian contrario come mio solito quando si parla di stringhe, ma non c'ho niente da dire. Vedi, è stato interessante per me. Voi, se avete domande, fatele, perché adesso qua è un po' un'oretta è passata, quindi ci avviamo con tranquillità verso la conclusione, quindi... Voi fate domande, eh? Ecco, ora volevo effettivamente specificare una cosa, mi hai fatto ricordare, perché adesso hai detto, ah, di solito quando si parla di stringhe, non mi pare di aver usato la parola stringhe, e questo non è un caso, e non è perché ho cercato apposta di evitarlo, ma perché, come ti ho detto all'inizio, la filosofia che sta alla base del programma Swampland è costruibile in maniera indipendente, no? È come, che ne so, è come la supergravità o ADS CFT, sono idee che vengono anche, sono estremamente legate in modo intimo alle stringhe, ma a priori le puoi formulare senza. Poi, se effettivamente ci sarà sempre un collegamento che non vedi, non è detto, potrebbe esserci. C'è chi sostiene. E quindi perché tipicamente viene associata questa idea alla teoria delle stringhe? Beh, innanzitutto è nata nel contesto della teoria delle stringhe. Come ho detto, il primo paper si chiama The String Landscape and the Swampland, e la quasi totalità dei ricercatori che ci lavora sono stringhisti. E uno dei motivi è che cosa fai in questo programma di ricerca? Hai varie opzioni nella pratica. Formuli nuovi criteri di consistenza. Ok, come lo fai?
Beh, o fai argomenti generali di NFT, fai argomentazioni che c'entrano con i buchi neri, con la cosmologia, l'inflazione, c'è una di queste congetture che viene da argomentazioni applicate all'inflazione, si chiama Transplanchian Censorship. Quindi cose che sono a priori completamente indipendenti dall'estremo, model independency. E poi, cos'altro puoi fare? Beh, puoi provare invece a testare queste idee in contesti dove hai controllo di questi effetti di gravità quantistica, oppure puoi cercare di formulare dei criteri un pochino più solidi, più ristretti, circoscritti a modelli più precisi dove puoi fare conti per bene invece di fare argomentazioni qualitative, no? E in entrambe queste classi di esempi, 2 e 3, l'unico contesto in cui veramente è stata fatta questa cosa è la teoria delle stringhe, cioè queste idee sono state testate estensivamente in una svariata, un'enorme cornucopia di modelli costruiti da teoria delle stringhe, perché è un framework che ti consente di costruire teorie efficaci di gravità dove hai a volte controllo su tutti i pezzi che entrano in gioco, e in tutti gli esempi sono state, insomma, trovate, è stato trovato che questi bound tornano, che vengono soddisfatti con certi meccanismi non banali, insomma, c'è tutta una ricerca su questo testare questi. Insomma, ci sono dei diversi test da caso a caso, da modello a modello, ci saranno dei motivi dietro. Esatto. E poi, siccome la teoria delle stringhe in particolare è un framework che ti consente di esplorare l'UV, non solo l'IR, ma anche l'UV in maniera quantitativa, ci puoi fare i conti, almeno in certi casi, poi si può capire se in questo contesto più ristretto, più specifico, ci sono dei nuovi vincoli, dei nuovi criteri di consistenza che non potevi capire neanche facendo i ragionamenti qualitativi sui buchi neri, l'inflazione, eccetera, ma c'è qualcosa di un pochino più profondo magari, che ha a che fare proprio con cose intrinseche della struttura di alte energie microscopiche che proprio non avresti mai potuto immaginare senza, cioè, all'interno della teoria efficace. E questo effettivamente si fa, e molte di questi criteri di Swampland più profondi, più, come dire, più legati intrinsecamente al microscopico, alle alte energie, sono stati formulati esclusivamente in teoria delle stringhe, di fatto. Perché sarà perché questi che fanno queste cose lavorano lì, o sarà per il fatto che è il framework che in questo contesto consente più, rende più facile questa procedura di esplorare il regime UV e capire cosa ti dice sull'IR. E quindi sono quindi una buona metà circa di questi criteri di consistenza che fanno parte di questa rete di congetture, sono abbastanza stringosi. Okay, sono legati abbastanza in maniera intima alla teoria, e un'altra metà invece sono più o meno formulabili in modo model independent. Capito? E invece di cose che dipendono da modelli, ma di modelli diversi dalle stringhe, ad esempio, asymptotic safety viene vista in EFT molto bene. Prima si parlava di rovelli, lo quantum gravity non l'ho vista come gli effetti, Non però non lo esiste un limite di FT della loop quantum gravity al momento, cioè non si riesce a riprodurre lo spazio-tempo continuo dalla loop quantum gravity per ora. Ecco, l'asymptotic safety come framework di investigazione di teorie di gravità quantistica c'è una comunità di ricerca che fa queste cose, e io sono abbastanza, cioè, come dire, non ci lavoro in maniera attiva, ma seguo. Okay, quindi so più o meno lo stato dell'arte, e qui c'è il problema sociologico, cioè in principio si potrebbero tranquillamente studiare questi criteri di Swampland all'interno della Synthetic Safety. La gente non lo fa perché le comunità sono separate e la gente non si parla perché i vecchi si fanno le pernacchie tra loro. i vecchi, i Quindi boomer. no, non vecchi come te, vecchi tipo 65 anni, dico. Cioè, dai. Io vedo mica boomer, oh. E tu hai detto vecchi come me? No, ho detto non Ho come detto te, sti sei boomer. vecchio.
Ok, sì, boomer boomer, cioè proprio lì. E quindi c'è questo... Non sarò più giovane, vecchio, no. Ah, ma infatti mica sei vecchio, sinceramente. Quanti anni c'hai in più di me? 7, 8? Ne ho fatti 36 una settimana fa. 8 anni più. Ma ahimè, ahimè, ahimè. 8 anni più. Comunque, quindi... Qui l'unico ostacolo a fare questa cosa che hai detto, studiare le congetture e i criteri di Swampland all'interno di un altro framework di gravità quantistica, l'unico ostacolo è sociologico, come si dice nel settore, no? Cioè, da noi tutto ciò che non è scienza è sociologia. E quindi cosa ho fatto io con una mia collega e amica che lavora in Asymptotic Safety? Abbiamo scritto un paper... dove studiamo alcune congetture di Swampland all'interno del framework di Asymptotic Safety. Abbiamo questo paper è stato pubblicato tipo un mesetto fa, non so, ed è, che io sappia, il primo vero esempio di questa cosa. Cioè ci sono stati un paio di paper dove c'è stata una menzione di queste idee di Swampland all'interno di Asymptotic Safety, ma mai uno studio, come dire, sistematico, no? Noi abbiamo fatto esattamente questo. Ora, purtroppo, come dire, ci sono vari problemi tecnici per fare questa cosa, è complicato, posso entrare nel dettaglio se vuoi, ma non so quanto sia utile. Beh, a me interessa molto, però forse si sta facendo tardi, non vorrei... Posso provare a spiegarti la filosofia, però, perché secondo me è abbastanza semplice la filosofia di base, il progetto iniziale che abbiamo effettivamente... portato a compimento. Qual è l'idea? Poi fate domande, quindi questo vi tocca adesso, sono le mie domande, le mie curiosità sono queste. Se voi fate domande, le ripeto a Ivano più che volentieri. Cioè, ma lo sto anche guardando la chat, in diretta. Quindi, vediamo un po'. Allora, in Asymptotic Safety, l'idea è che il completamento della gravità è la gravità. Cioè, non c'è davvero nient'altro di fondamentalmente diverso. E questa cosa avviene tramite, essenzialmente, la magia delle interazioni forti. Cioè, il punto è che quando in un sistema fisico le interazioni diventano forti, raramente c'è modo di capire intuitivamente cosa succede. La verità è che succede un casino e non puoi... Cioè, o trovi una nuova formulazione o sei fritto. Come dire, se io ti do la QCD, no? La cromodinamica quantistica, la teoria dei quark e dei gluoni che interagiscono, ti dico, toh, c'hai queste particelle qui che si scambiano i gluoni e fanno casino. Appena vai nel regime di interazioni forti, cioè questa descrizione diventa completamente inutile, perché quello che fanno i quark e i gluoni è che confinano e si formano i barioni e i mesoni, quindi è tutta un'altra cosa, cioè proprio... E l'idea della Asymptotic Safety è che il regime, in gravità è al contrario, il regime di interazioni forti è quello microscopico, non macroscopico, e quindi il regime microscopico l'idea è, ok, le interazioni diventano forti, succede un casino, e questo casino è opportunamente tale per cui la descrizione gravitazionale in termini di spazio-tempo curvo vale sempre e costruisce una teoria completa fortemente interagente. E quando dico forte intendo non debole, cioè non piccolo, non necessariamente enorme, ma non piccolo. E questo è un po' l'idea della Asymptotic Safety. E perché si chiama così? Perché è da contrapporre a Asymptotic Freedom, cioè l'idea che le teorie nel regime microscopico diventano non interagenti. Asymptotic Safety significa che queste teorie ad alta energia nel microscopico non diventano free, non interagenti, sono sempre interagenti, ma sono safe, cioè non succede un casino e la teoria diventa inconsistente, la teoria rimane consistente, quindi asymptotic safety. E l'idea è che le teorie efficaci, appunto, che provengono da questa teoria asymptotically safe, non sono tutte le teorie efficaci possibili, no? Saranno un sottoinsieme molto ristretto. E ti suona familiare questa cosa? Anche
anche i criteri di Swampland dicono, guarda che lo spazio delle teorie efficaci consistenti non è tutto, ma è molto ristretto. Quindi la domanda che ci siamo posti è, magari questi due sottoinsiemi si intersecano oppure no? Se non si intersecano, allora una delle due, almeno una delle due è sbagliata. Se si intersecano, anzi se si sovrappongono del tutto, magari questi due principi sono due modi diversi di vedere la stessa cosa. Se si intersecano ma non del tutto, significa che sono due principi incompleti che si dicono in, che si sommano a qualcosa di più, che dicono qualcosa di più quando li metti insieme. Quindi noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo studiato un esempio, un toy model di asymptotic set, perché non esiste una dimostrazione completa, sono modelli gradualmente più grossi, più, con più parametri, più... E abbiamo preso poi il modello più scemo possibile, forse non proprio più scemo, ma next to più scemo. Instead of next to leading order, next esatto. To... questo next, possiamo introdurre. Next dumbest. E c'è un motivo per cui abbiamo preso il next to dumbest, non il dumbest, perché il dumbest non ha parametri. E, oddio, ne ho uno. Mi ho preso un modello che consente di studiare sia la sua l'eventuale asymptotic safety, ma sempre in modo approssimato perché non si possono fare queste cose in maniera esatta, sia le congetture di Swampland in questo contesto. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ottenuto che lo spazio di parametri finali, ci sono tre parametri, ok? Quindi abbiamo un bello spazio 3D, e c'è tutto lo spazio possibile di queste teorie, che è tipo questo cubo, diciamo. Poi lo spazio di quelle che soddisfano i criteri di Swampland e lo spazio di quelle che soddisfano la asymptotic safety. E abbiamo trovato che c'è un'intersezione non vuota, ma non intera, non completa. Quindi c'è un'intersezione propria. Ovviamente, appunto, il contesto è un toy model, tutto approssimato, bla bla bla. Però... però interessante. Però interessante. Ed è, appunto, più che altro l'idea era di fornire una proof of concept, una cosa tipo, ehi ragazzi, questa cosa si può fare ed è interessante, fatela. E quindi, che io sappia, questo è il primo esempio di lavoro in questo contesto, di Swampland al di fuori delle stringhe. E niente, questo. Sì, questo è molto figo, molto figo. Come ti dicevo, noi siamo nella cacca, in un certo senso, perché tutte le teorie efficaci che abbiamo dell'interazione nucleare non funzionano, fondamentalmente per un motivo o per un altro. È un po' ora di guardarsi attorno, quasi sicuramente non è questa la soluzione, alla fine i problemi sono altri probabilmente, che power counting non va bene, bisogna rinormalizzare in modo diverso, cose diverse. Ok, però... perché a questo punto avevo una domanda, diciamo, che secondo me può essere utile per gli ascoltatori per capire come si usano queste teorie. Cioè l'idea è che una teoria efficace è una cosa del tipo, un modo sistematico di fare affermazioni del tipo, questa quantità è questa a meno di correzioni che sono dell'ordine di energia a cui sto calcolando diviso energia di soglia elevata a una certa potenza. Quindi l'idea sarebbe che se l'energia che usi, l'energia a cui stai misurando, calcolando la cosa che stai calcolando, è sufficientemente bassa, dovresti poter assicurare che il tuo risultato sia accurato entro quella soglia di errore prestabilita. Quindi la domanda è: il motivo per cui non funzionano queste teorie è che state calcolando roba a un'energia che non è sufficientemente bassa o c'è altro? No, l'energia è bassa perché noi vogliamo calcolare il ground state e il ground state è a energia dello stato fondamentale è bassa. L'energia di soglia della QCD della teoria chirale è tipo 100 MeV, 130 MeV, una roba del genere. Dipende come la fai, ci sono diversi modi di farla, almeno si prende l'energia del pione, ma di solito si prende più intorno a 600 MeV, 400 MeV, e 400 e 600 come primo cutoff, e poi un secondo cutoff intorno al pione.
come cutoff di scala. Cioè tu hai la breakdown scale, che è quella di cui stiamo parlando, è da 400 ai 600, e poi ci metti un cutoff di scala sulle tue correzioni dell'ordine dell'energia, della massa del pione. Ok. Quindi 200. Le cose che noi stiamo guardando sono intorno a 8. Il binding energy per nucleone è 8. Ok. Quindi è bassa. Ok. Però noi andiamo a N5 velo e ancora a... Quindi N uguale 5 significa che le correzioni sarebbero soppresse di energia su massa pione alla 10? In un calcolo naive, sì. Naive. Solo calcolo una dimensionale naive, sì. Poi ci sono altri fattori, perché ovviamente essendo un sistema many body, tutta questa considerazione se ne va un po' a ramengo, perché hai un'espansione da dover considerare, hai il fatto che la tua scrittura di many body non è esatta, ma le approssimazioni, specialmente se vai su analisi interessanti, ci sono tanti fattori. Quindi ci sono errori che entrano in gioco anche alle scale basse. Però sembrerebbe che anche controllando tutti questi fattori, l'ultima cosa che sono andato lì a Gyotebori, c'è questo gruppo lì di Gyotebori che fa sviluppo delle interazioni e fa modelli molto interessanti, e loro c'hanno il pallino della statistica, quindi sono iniziati a studiare tutte le post prior bayesiani, cazzi e mazzi, e la conclusione fondamentalmente è che c'è qualcosa che non va, più o meno. Poi ovvio, uno può sempre dire no, in realtà lo posso aggiustare col colpo di genio, però l'idea è che nonostante tutte questi tagli in giro, ci sono tanti effetti sperimentali, non solo la binding energy che non viene, o il raggio, sono non solo le cose al ground state, ma anche cose a stato eccitato, densità, tutte le proprietà ti vengono sballate. E in qualche modo che tu cerchi di schiacciarle da una parte, ti sfugge via dall'altra, e quindi questo di solito ti sta a indicare che la tua espansione IFT è ill-defined, non è corretta in un certo qual modo. Sono anche dei motivi teorici, che ovviamente adesso non ti saprei ripetere, mi sono scordato, per cui ormai chissà quanto tempo è passato, però in realtà neanche tanto, perché sono cose che sono uscite non troppi anni fa, perché questa cosa dell'espansione chirale, che magari hai visto anche tu, ha il cosiddetto Weinberg Power Counting, che viene dai primi lavori di Witten Weinberg degli anni 90. Quello è rimasto perché c'è avuto un tempo della miseria per andare fino a N5 velo, two body, poi il three body, tre corpi, un'altra grande mazzata, cioè c'è voluto un bello sviluppo, e quindi si è iniziato a usarle pesantemente attorno agli anni 2000, e poi intorno al 2010 questo che era, si chiama Weinberg e Witten, c'era un altro tizio che si chiama Vira Van Kolk, e prima che Weinberg tirasse le cuore, Vira ha tirato i remi in barca e ha detto no, questa cosa non funziona per niente, ci sono delle inconsistenze sul fatto che quando tu ci sono delle inconsistenze, adesso non saprei come spiegarla proprio perché non ce l'ho super chiara e super accessibile nella mente. Però fondamentalmente ci sono delle inconsistenze sulle scale, che questo naive power counting non può funzionare bene a livello concettuale, le scale non sono corrette, e sostanzialmente hai una, se vogliamo dirla in modo molto tecnico, hai una dipendenza dal cutoff. Dal cutoff non della breakdown scale, ma dal cutoff della teoria efficace, che tu dovrebbe essere completamente indipendente da quel cutoff, da quel secondo cutoff, e gira che ti rigira ce l'hai sempre comunque, gira che ti rigira le variabili a due corpi e le variabili a tre corpi cozzano fra loro, se cerchi hai il parametro libero che ti aggiusta tutto perché è un parametro libero,
se cerchi di utilizzare degli argomenti tali per cui di naturalezza, in un certo qual modo, le cose cozzano. Quindi ci sono una serie di indicazioni che puntano a dire che questo power counting non funziona e si sta sviluppando, si sviluppa un'altra cosa che però è un power counting molto più complicato, che non ha un rigore in un certo qual modo, non ha un rigore in un certo qual modo, cioè se hai un'analisi dimensionale, chiaro, quello è la tua, è il tuo sistema di conto, lo sviluppi e via. E hai questo sistema chiaro e quella cosa funziona finché rimane a due corpi. Certo. È giusto che funzioni come deve funzionare. Però il problema è quando vai sul many corpi, su molti corpi non funziona più e a quel punto tu perdi qualsiasi aggancio fondamentale a un power counting naive, che tu potresti, a quel punto iniziano ad esserci considerazioni qualitative. No, secondo me la tre corpi inizia al leading order, no, secondo me no, chissà quattro, okay. Dov'è? No, penso di aver capito cosa intendi, perché effettivamente quando introduci processi a molti corpi, la cinematica diventa più complicata e quindi definire qual è la scala diventa un problema, perché le variabili cinematiche sono, come dire, dipendenti una con l'altra, ma non sono tutte uniformi, cioè per una enorme e una piccola... Precisamente, quindi cerchi di costruire assieme la tua teoria efficace di interazione e la tua espansione molti corpi. È un macello bestiale. Però non arrivi da nessuna parte, cioè dopo 10 anni di tentativi in questo senso, 5 anni di tentativi forti in questo senso, facciamo l'Elio 4. No, non è la via, no? Alla via. Quindi bisogna trovare qualche altra cosa. Questo gruppo sta adottando appunto le cose da buff della statistica. Loro piace la statistica, quindi fanno l'approccio shotgun. Creiamo tutte le teorie FT che possiamo, le mischiamo assieme. Facciamo la nostra machinery bayesiana e via, e riattiviamo fuori in qualche però... il posterior sullo spazio delle teorie efficaci. Sì, bellissimo, cioè... la teoria del tutto, quella, la vera teoria del tutto, tutte le teorie possibili, con un prior e un posterior che poi aggiorna il prior e basta, hai vinto, no? Hai vinto. Sei abbastanza computer, vinci. E in effetti, cioè, è vero che i computer sono chip rispetto ai bulldog e quindi al momento stanno vincendo. Di computer, eh? Quindi aggiornare il prior è facile, trovare una consistenza interna un po' meno, c'è bisogno del postdoc che magari... Ecco, ok. Però il postdoc va pagato. Ragazzi, vanno pagati. Vanno pagati, poi in svecchia, sai quanto vanno pagati il postdoc? Madonna santa. Sai quanti computer ci compri con un postdoc? Che scelta sofferta che è andare con un postdoc? lo vedremo se... io adesso sto applicando per il prossimo postdoc e tra i vari istituti dove applico c'è il Nordita. Ah, applica a Nordita, che bello! Dai, vieni. Ho parlato alle 3 di notte in Grecia con il direttore del Nordita che si beveva la birretta e si sono messi a fare la chiacchiera. Quindi ho detto, senti, io applico. sì, applica, vai, tranquillo. Beh, tanto lui... Sei andato al vertice, no? Sì, ma tanto lui non decide, perché la commissione che decide è tutt'altra gente. Sì, beh, sicuramente. Chi è il direttore? Nils? Obers. Nils Obers. Vabbè. Quindi beh, io non l'ho mai incontrato, ovviamente facciamo cose molto diverse, quindi... Ah, molto, molto simpatico. La mano, sì, gentilissimo. Ci sarebbe bisogno di questo tipo di cose,
Sono andati in pensione un po' di fisici nucleari vecchi a scuola e bisognerebbe rimpolpare. Sentito, ragazzi? Io sto cercando di spingere il mio postdoc, ma è troppo imbarazzato quel ragazzo lì. Non riesce a fare il politico, quindi... No. Beh, ci sono quelli che vogliono chiudersi a fare ricerca e basta. Sì, cioè, fa bene, per carità, perché poi è una vitagramma. È una vitagramma prima per motivi e una vitagramma dopo per altri motivi. Non c'è mai soddisfazione. Ma c'è sempre soddisfazione in qualche aspetto, diciamo. Qua non arrivano domande, ragazzi. Vi siete addormentati tutti? Quanti siete? 15. E allora? Chiamo bello, voglio. Vabbè, ragazzi. Se non c'è nient'altro, questo è il momento delle domande, perché quello che volevo dire l'ho detto, quello che volevi dire l'hai detto. Sì, direi che possiamo chiudere. Se non arrivano domande, entro 5, 4, 3... Scrivete se volete fare domande, ma non mi pare. Controllo anche su Telegram. Ah, l'ultima discussione è un po' pesantuccia. Abbiamo parlato di Weinberg, Power Candy, stavo tirando fuori tutti i nomi forti per far vedere che non sono completamente dormito in questo momento. Però vabbè, cioè, il succo dell'ultima discussione è che in fisica nucleare non ci capiamo niente, c'è bisogno di sangue fresco, però è una cosa importante perché insomma non è che qua ci sono solo le alte energie nel mondo, e noi ci abbiamo bisogno di gente che faccia, che scopra cose di fisica nucleare, perché il nucleo appare comunque anche nelle alte energie. A un certo punto i tuoi rivelatori sono nuclei, quindi i rivelatori di materia oscura piuttosto che di neutrini piuttosto che di altre robe sono sempre nuclei, e quindi pure... mi fa morire che il fisico medico ti fisico dice... medico che non gli piace il nucleare. Sono quelli che sono, ce l'hanno fin sopra i capelli, basta lavoro, non ce la faccio più. Ma questa è la parte bella, la parte teorica, quindi sì, la parte divertente. Mica ci mettiamo a pulire i vetrini. No, infatti è divertentissimo pulire i vetrini degli scintillatori. Quando non riuscivano, quando avevo la ex che lavorava nel laboratorio e non mi usciva qualcosa, ci andavo giù, iniziavo a pulire le cose, poi lei era contenta perché io facevo il lavoro, io ero contento perché avevo qualcosa da fare che non era da stare davanti a un computer. Intanto togli la cera, metti la cera. Va bene, ragazzi, buonanotte. Allora, se non arrivano domande, a me ha fatto un gran piacere, mi è stato molto utile, penso proprio. Vi sto odiando sempre meno e questo non so se va bene. Beh, adesso puoi googlare, no, cose tipo Swampland Conjectures e vedi tipo i grafici con la rete di criteri di consistenza. E così vi odio di nuovo, però. Cosa? Così vi odio di nuovo, perché con le cose a caso, dopo vado a vedere cosa c'è dentro in ogni cosino e dico, ma no, questa è una cosa sparata. Tu chiedi a me e ti dico. Ci facciamo i discorsi su scienza comoda. Ecco, bravo. Va bene, buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Ciao. Ciao. Quando ci sei?